centro di quello che mi interessa c'è la casa, però intesa in senso ampio c'è l'abitare. E quindi io provo semplicemente a mettere in connessione diverse questioni, le questioni che tu hai elencato, c'è cioè il tema della casa, il tema del lavoro, le politiche urbane, e vedere appunto qual è lo scenario complessivo, cioè provare un po' a fare questo, cioè ad approfondire, quindi ad andare oltre delle narrazioni che molto spesso sono molto superficiali e che si fermano appunto alla narrazione della realtà senza approfondirla e quindi senza consentirci proprio di conoscerla effettivamente. Adesso in realtà c'è sempre più consapevolezza del problema dell'abitare, cioè del problema di un modello, io lo definirei urbano-centrico, che è il frutto di precise scelte politiche fatte negli ultimi decenni, che hanno tagliato le risorse pubbliche, le hanno accentrate e hanno, diciamo, al tempo stesso non hanno modificato l'apparato anche normativo, amministrativo, con cui vengono regolati i nostri diritti. Quindi quelli sono rimasti fermi agli anni Ottanta, però intanto la società ha vissuto una profonda trasformazione, per cui noi stiamo vedendo gli effetti di questo oggi. È interessante per fare un esempio, secondo me, abbastanza chiaro, per non restare sull'astratto, se noi guardiamo la spesa turistica in Italia, dei turisti internazionali stranieri che vengono in Italia. Si dice sempre il petrolio, il turismo, il petrolio d'Italia. Poi questa spesa turistica in realtà si concentra in tre aree dell'Italia e in queste tre aree solo nelle città, ovvero Roma, Firenze e Venezia, e nelle città in solo alcuni quartieri che sono quelli centrali e in questi quartieri in alcune attività economiche. Quindi c'è una concentrazione di questa ricchezza che non viene redistribuita, cioè la logica è quella per cui in teoria ci dicono dovrebbe questa ricchezza poi beneficiare tutti, però appunto viene catturata da alcune attività come per esempio gli affitti brevi turistici e quindi alimenta appunto le rendite, i patrimoni di cui parlavo prima. E quindi il turismo in realtà è semplicemente uno strumento di estrazione di valore dai territori. A livello territoriale, cioè quello che forse sta avvenendo, però appunto si tratta di riuscire a trovare gli strumenti anche per leggere quello che sta avvenendo oggi, che tipo di trasformazioni ci sono rispetto all'abitare, come cambiano le città. Sembra esserci un po', no? Un esodo dalle città, per esempio Bologna, di persone che stanno andando via da Bologna per i costi eccessivi della casa e quindi di gruppi che si spostano magari appunto in aree montane, in aree comunque non urbane, comunque piccoli comuni, aree di pianura, di montagna e che stanno di nuovo invece no, ridando vita a sperimentazioni collettive, cioè il meccanismo della mercificazione della città si basa sulla separazione del nostro rapporto col mondo e quindi interrotto quel rapporto, noi non sentiamo più nostra una piazza, una chiesa, una via e questa poi può essere privatizzata. Il tema della proprietà della casa in Italia è sempre stato molto forte, poi è stata spinta, la proprietà della casa è stata promossa dalle politiche pubbliche, quindi in realtà anche bisognerebbe capire quanto è naturale, quanto è indotta. Però appunto ricordiamoci che voglio dire, non c'era quello scollamento, no, tra i redditi da lavoro e i costi della casa e poi c'erano appunto effettivamente delle politiche pubbliche che anche che finanziavano l'acquisto di case di edilizia convenzionata, agevolata, eccetera. Oggi appunto in un momento di crisi, dopo la crisi del 2008, dopo la crisi da Covid, anche noi diciamo un susseguirsi di crisi senza politiche adeguate, la casa purtroppo è diventata la proprietà della casa, e quindi la casa come merce, come investimento è diventata sempre più centrale perché sostituisce tutto quello che manca, cioè altri settori economici in cui magari i giovani possono trovare lavoro, quindi è tutto connesso. Molto spesso le persone o non hanno alternativa e quindi mettono a reddito magari la casa ereditata, no? L'affittano a turisti e via dicendo, o comunque puntano su quel settore, perché appunto in Italia ci sono troppe poche alternative. Il tessuto residenziale è la prima cosa da cui partire, perché è dalla residenzialità che poi parte tutto il resto, cioè se ci sono i residenti, cioè se gli spazi sono abitati, allora si può ragionare su tutto, si può fare tutto.
Il problema è quando gli spazi non sono abitati, cioè lo sviluppo deve essere un qualcosa che viene dal basso, a partire dagli abitanti, quindi c'è bisogno di abitanti. Se noi no, parliamo di, appunto, di paesi spopolati e disabitati, lì è difficile innescare processi di sviluppo se non c'è una comunità, cioè voglia dire porto il turismo, ma il turismo calato dall'alto non cambia nulla, cioè non innesca un processo di rigenerazione dal basso. Quindi il tema dell'abitare è fondamentale, è la prima cosa da cui partire, da garantire attraverso poi politiche, misure specifiche, varie, una varietà di misure sulla casa, magari un tetto all'aumento degli affitti, limiti agli affitti brevi turistici, una serie di norme di questo tipo, il ritorno di politiche pubbliche sulla casa, pian piano si potrebbe, no, reinnescare un cambiamento virtuoso di quartieri e città, però appunto a partire dalla possibilità di abitarle.